Le rane. Belle le rane. Hai mai leccato una rana? Aiutatemi. Rana, 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 rana. Le rane. Le rane. Belle le rane. Hai mai leccato una rana? Aiutatemi. Rana, 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 sei una cazzo di rana. Rana, 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 rana. Aiutatemi. Rana, rana, rana. Sei una cazzo di rana. Bye.
Hello Glossiard e benvenuti in questa nuova trasmissione colorita del Cerbero Podcast. Che dite regà? Tutto a posto? Come procede la giornata? Grazie mille a tutti per i sub. Credo che qualcuno abbia messo le mani sul layout perché la voce si sente doppia. Mi sto triggerando. Sì, come grazie mille regà, grazie mille a tutti per il sub, grazie mille. Ancora niente voce, mi è tornata leggermente, ho tirato fuori una quantità di catarro inimmaginabile e quindi diciamo che mi sono abbastanza stappato e spero che voi stapperete. Se siete dei maschietti, la ragazza che vi piace grazie alla live di oggi, dove daremo dei consigli, perché sono schizofrenico, daremo dei consigli molto azzeccati e molto funzionanti su come approcciarsi ad una ragazza, forse anche ad un ragazzo, dipende da... porco dio, scusate, mi è caduto il telefono nuovo che costa vita il computer. Vedremo. Ma è una replica? Ti sembro in replica? Ragazzi, prima di iniziare questa live mi è arrivata una cosa che non è che mi ha annichilito, mi ha un attimo fatto pensare in maniera negativa al lavoro che io personalmente sto facendo in questa trasmissione, perché ogni tanto arrivano commenti contro di me o contro Dudubio, contro Marra, poi a noi andiamo abbastanza a periodi, magari c'è il periodo dove la gente sta un po' più accanita verso uno, poi sta un po' più accanita verso l'altro. Abbassa la musica, secondo voi la musica è troppo alta? Ce l'ho a meno 28 come la uso nei miei video. L'ho messa proprio così a braccio, alla fiducia. Se non è troppo alta la abbasso. È arrivato un commento, io ho anche presente il commento di questa persona che ha commentato su YouTube, che io ho tolto perché se io sono serio, ok? E poi mi arrivano determinati commenti, li accolgo in un modo. Se io sono palesemente troll e mi arrivano commenti seri, quindi reputo quella persona stupida che non capisce proprio il concetto, no? di dove viene fatto il tutto, perché un conto, vabbè, non mi va a rendere il discorso troppo serio, voglio andare al nocciolo, no? È arrivato questo messaggio a Marra che dice: ciao Davide, sono un tuo fan e volevo sapere se sei consapevole che Flame sta affossando il progetto del Cerbero. Io sto affossando il progetto del Cerbero, ma a me non serve neanche minimamente dire quello che io faccio per il Cerbero. L'importante è che il prodotto vada. A me non serve dire guarda che io faccio questo, voi non lo sapete, guardate, volete vedere tutte le cose che io faccio? No, non ne ho bisogno, non ho un ego da nutrire in questo momento riguardante questo, ma noi non ci fermiamo qui. Io ho fatto più volte delle live dove faccio entrare le persone così che da esprimersi, ok? E io quando faccio quelle determinate live, che nel corso di quest'anno ne avrò fatte 3-4 da solo, spero sempre che entri qualcuno che abbia da ridire verso di me. Mai nessuno, mai. Io questa persona, Marra mi ha mandato lo screen, cioè il nome di questo ragazzo. Io sono disposto anche a chiamarlo al cellulare. Voglio avere un confronto con qualcuno che abbia queste idee, così che da confrontarmi in maniera civile, così lui mi dice tutte quante le motivazioni per la quale io danneggio il Cerbero. E voi dite, no, vabbè, ma è un commento. No, non è un commento. Però io ne vorrei più a uno per piarli tutti, perché se tu prendi uno che dice una determinata cosa, è come se rispondi a tutti. Andiamo avanti con il commento. Ho scritto un commento sotto l'ultimo video riportato su YouTube, argomentando e dopo aver aggiunto i 30 consensi. I 30 consensi, questa cosa non l'ho capita. Però vabbè, sorvoliamo, non voglio essere offensivo, sennò poi viene travisato questo discorso, quindi attenzione, è meglio non spostare l'attenzione. Mi è stato eliminato, certo, perché mi davi dello... cioè parlavi di me come persona in una live dove io ero goliardico.
c'è una live dove io, quella là dove dico a questo, ma che è sto gioco de merda, cose così, perché sai, a me in una live piace far ridere, io voglio far ridere, io non voglio fare il maestrino, non voglio insegnare niente a nessuno, non voglio, pure questa live, no, che dice insegnamenti di rimorchio, sì, potrò dare qualche insegnamento a qualcuno che magari è un goblin, e quindi l'insegnamento glielo do, poi insomma non è che io sono un goblin in questo, è una delle mie qualità, quindi insomma ci sta, ma sempre in termini goliardici, bisogna specificarlo, ed è bruttissima questa cosa, cioè mi sono ridotto a dover giustificare quando io sono goliardico, assurdo. Non so chi l'abbia cancellato, però sappi che molti la pensano come me, e se non fate qualcosa per il comportamento e la maleducazione di Flame, perderete moltissimi fan, e questo mi dispiacerebbe parecchio, perché vi si vuole bene, ma solo a te e a Dudubbi, ovviamente. Allora, caro, come ti chiami su Instagram? Tejal Knoumeas, mo io ti andrò a cercare e ti inviterò telefonicamente al Cerbero Podcast, perché io accetto le critiche e voglio che queste critiche mi si palesino. Non faccia a faccia, ma almeno io non voglio neanche che tu ci metta la faccia. Fai come me, mettici la voce, mettici l'idea e facciamo un confronto. Ne voglio prenderne uno per prenderne tutti. Faccio male secondo voi? Faccio male? Dovrei ignorare? Dovrei dire vaffanculo, pezzo di merda, stronzo, come fanno i vari capobastone, Zeb? No, no. C'è una persona che crede che ci sia un movimento contro il sottoscritto. Io voglio affrontare questo movimento come ha fatto in passato Marra. Io ho supportato Marra, quel periodo dove lo massacravano, che era il periodo dove lui andava nelle live di Omiato. Lui ha fatto bene a fare quella live. Certo, lui ha fatto bene a far capire le sue ragioni, le sue argomentazioni, a capire cosa non andava bene per rispondere. Ha fatto benissimo, perché si fa così quando hai le palle. Ignorare il problema fa solo sì che il problema si evolva, ok? E io voglio lavorare tranquillo, voglio stare tranquillo e non voglio vedere commenti così da persone che, oltre a non capire, pensino che hanno ragione. Sta cosa dà un fastidio, regà, che voi neanche potete immaginare. Ok, sarò ignorante, ok, sbaglierò determinati verbi congiuntivi, tutto, pazienza, ma cos'è che può rovinare un progetto che senza il sottoscritto neanche sarebbe nato? Io, voi non sapete io che bucio di culo che ho fatto per portare un progetto su Twitch, ok? Io avevo in mente di fare un progetto su Twitch da più di un anno e mezzo fa, perché vedevo che la piattaforma si stava evolvendo, parlai con i pochissimi streamer che stavano qui e mi era venuta l'idea di farlo con Simone e Rubino. Poi Simone non voleva farlo con Rubino, bla 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 bla. Cioè, la storia penso che la sapete, se non la sapete sti cazzi, ma mi ci rode anche abbastanza al culo tutto il tempo la cosa. Poi sono proprio curioso, va, sono veramente curioso, quindi come si chiama sto depensante? Poi iniziamo con la live, preannuncio che questa sarà una live molto lunga. Questa sarà una live molto lunga, perché oggi vi do un piccolissimo spoiler, così per farvi capire di cosa si andrà a parlare. Intanto qua guardate le cartelline che ci sono da parte, ma per goliardia ovviamente. Super Seducer, attenzione, vabbè, ma oddio, ho un po' paura a fare questa live oggi, ma dai, ogni tanto va fatto, ma per goliardia, ma non rompete il cazzo, è un gioco, è un giochino, ma io non sto parlando con voi, sto parlando con lo staff di Twitch. Scriviamo allo stronzo. Ma scusami, non dovevo dire stronzo. Però, che maleducazione. Perché, certo, che maleducazione. Perché sta scritto da qualche parte che uno deve essere educato. Io non sono educato. A me non me ne frega un cazzo. Io parlo come magno, dico quello che voglio e nessuno mi deve rompere i coglioni. E quando dico queste cose, non è personaggio. Sono io, sono Gianluca. No, nessuno mi deve rompere il cazzo. Io sono fatto così. Io non sono sempre stato fatto così, vi racconterò un aneddoto, per quelli più piccoli magari, no? Io quando ero piccolino, già dalle elementari, ero quello allontanato, emarginato e, attenzione, non bullizzato, io mai stato bullizzato. 2 mesi della mia vita in primo superiore e poi mi hanno cacciato via da scuola perché ho reagito, tanto per dirvi,
non ha avuto mai problemi di bullismo, problemi di forte vivacità e problemi di fare il pagliaccio in classe, lo showman, il clown, far ridere gli altri, ok? Io mi ricordo, io ero manesco, ma non manesco perché ero violento, manesco perché ero vivace, quindi magari sono sempre stato molto più grosso degli altri, proprio fisicamente, no? Sia per altezza che le spalle e tutto. Magari davo una strattonata a un bambino così per giocare con quello piagneva. Quindi insomma, ero un po' messo così tutto tant'è. Io fino ai 18 anni forse, 19, quindi ero pure grandicello, dicevo, cazzo, ma devo piacere agli altri, perché pure col gruppo che mo ancora ora sono fratelli per me, io non mi vergogno a dirlo, da piccolo cercavo di adeguarmi per essere accettato, capite? Quindi magari a me mandava di fare altro, mandava, avrei avuto dei comportamenti, dico no, faccio così, faccio, perché per essere accettato, no, per riuscire a stare, piacere gli altri, quindi essere cercato, essere chiamato, essere integrato nel gruppo. E questa cosa poi col passare degli anni fino ad arrivare ad ora si è trasformata nel io sono fatto così, non cambio per nessuno, massimo miglioro se capisco che c'è qualcosa di me di sbagliato, perché io sono pieno di difetti, ok? E voglio sempre avere i che schifo, picchi i bambini e ti chiedi perché ti ha criticato. Tristezza, tanta tristezza, vergognati. Ma stai trollando, spero. Cioè, io picchio i bambini. Stavo parlando di quando c'avevo 4-5 anni, cos'ero io? Un vecchio? Di mortacci tua? Ma che bannalo? Io massimo rispondo. No, vabbè, ma sarà troll. Spero, se no mi metto a piangere. Capite? A ste trollà stai, vaffanculo. No, perché oggi a me ci trovate. Oggi mi rode il culo. Se non si fosse capito, oggi mi rode il culo. Io quando sono serio e quando sono arrabbiato, quando sono felice faccio il coglione e mi prendo volentieri gli insulti. Però oggi ho molto spazio. Oggi ho molto spazio, ho libero arbitrio. E infatti è arrivato un messaggio di Marra. Occhio a non insultare utenti. Marra, è difficile. Molto difficile. No, gli utenti, no, ma sono i sub, no, ma da, come si dice? Mi dissocio da quello che ho detto, si stava scherzando. Allora, no, ma a parte ci sono stati tutti tipo, ah no, aspetta che è andata via la canzoncina, devo mettere che si ripete, aspetta, no, era bellissima, è quella che uso tipo, ecco. Ripeti, sì, è quella che uso de sottofondo nei video quando c'è sta qualcosa tipo qualcosa così di un po' sensuale. No, raga, stiamo un po' timorati col ban, eh. Infatti abbiamo parlato tipo per un'ora se portare o no questo gioco. Poi, visto che anche io so un po' pavido verso il ban, ho detto no, raga, dobbiamo avere il consenso di tutte e tre le teste prima di portare questo gioco. Perché pensate se io dico, raga, vai, top gioco, sex seducer, ban del Cerbero, colpa di Mr. Flame, no, per carità di Dio, per carità di Dio. Inizieremo tra poco, voglio finire questo discorso. Vabbè, dai, il succo è che poi ho capito che è meglio essere se stessi e circondarsi di persone che ti accettano per quello che sono, ma questo non vuol dire di... ma se tu sbagli fattualmente in qualcosa, non vuol dire che... no, sono fatto così, no, si sbagli e sai che sbagli, è cosa buona migliorare, ovviamente, sta piccola parentesi mettiamola, perché altrimenti, cazzo, cioè, è ovvio, no? Allora, però io me lo scordo come si chiama questo, quindi fammi un attimo vedere, vediamo un po', lo scrivo in chat senza mandarlo perché non voglio che gli andate a scrivere, poraccio, mo, pure se ha delle idee che non rispecchiano le mie, non è che si meriti, quindi non saprete come si chiama, però io gli scrivo molto volentieri. Ok, la poca parte che si vede ce l'abbiamo qua, adesso scriviamo a questa persona e vediamo se ha le palle di far valere, no, le sue idee, perché già vi preannuncerò quello che accadrà. Cioè, non verrà mai a parlare, no, in trasmissione, mai, mai. Ma sono lui un altro,
Cioè, per me uno vale l'altro. Vorrei sapere. Ma io spero che lo facciano anche gli altri questo, perché è cosa buona e giusta, secondo me, eh. Avere dei... Io pensate, facevo delle live su YouTube nel 2017, 2018, che si chiamava, invece delle Flame Zone, facevo le Hater Zone. E entravano solamente persone che avevano qualcosa da ridire contro. Succedevano le stesse identiche cose che stanno accadendo qua nel Cerbero, no? Che praticamente entravano, stavano là tutti ingobliniti, non riuscivano a fare un discorso sensato. Vediamo un po', questa persona non mi ha mai scritto su Instagram, gli scriverò cortesemente: ciao, ho letto i tuoi messaggi. Io sono una persona educata, porco Dio. Ciao, ho letto i tuoi, ho scritto, ok, sono sbagliato, messaggi. Ti andrebbe di esporli per un confronto? Vorrei capire le critiche. A posto, vediamo se risponderà, vediamo se si accetterà. Secondo me no. Grazie a tutti per il sub, gentilissimi, gentilissimi. Allora, io direi di iniziare da Avid House, grandissimo, grande, grazie per il sub, peraltro tier 1, grande. È finito anche il mese di settembre, quindi che fa, il supporto non lo dai? grande David, stava facendo una live lì nella postazione dove l'hanno fatta anche gli altri, sono entrato urlando e bestemmiando, quindi chiedo venia, però ti ho visto abbastanza divertito, quindi ci sta. Allora, c'è una cosa brutta per questo gioco, quindi vorrei consiglio da qualcuno che se ne intenda. Allora, io lo apro, no? Guardate, io metto qua camera 2, no, scena 2, questa, e metto il gioco. Se io clicco da un'altra parte fuori il gioco, si leva. Questa è una cosa odiosa. Devo levare il full screen? Che è successo? Devo levare il full screen? Devo metterlo così? Ma è brutto messo così. È proprio brutto con sta banda nera di merda che sotto si vede sta roba. Però se clicco da un'altra parte poi non succede nulla. Quindi troviamo una soluzione. La soluzione più azzeccata secondo me è quella di fare questo. Di tagliarvi questa parte qua e questa parte qua. Dai, ci può stare, dai. Perché non vedo altra via d'uscita. Se c'è qualcuno che se ne intende più di me, credo solo uno streamer se ne possa intendere più di me, accetto consigli. Metti full screen senza bordi. No, se metto full screen, appena clicco fuori, si leva tutto. Si leva tutto. Metti la barra di mezzo da scomparsa. Ah, è vero. Bravi, vedete? Bravi. Metto, faccio F11. No, non me lo fa fare con F11. Non me lo fa fare, guardate. Aspetta, mo rimetto come stava prima, no? Aspetta che leggo anche la chat. Alt invio. Tipo trollini tipo Alt F4, certo. Alt invio. Ok, e se clicco fuori? Si leva, vedi, porca madò. È questo che io non voglio, perché io comunque devo cliccare fuori per fare altre cose. Magari c'è un filmato, c'è un gioco e si leva tutto. Cioè sta cosa è odiosa. Non te immagini che tu stai giocando, no? Magari dici, dai, mentre sto giocando, aspetta, clicco qui, perché comunque devo fare molte cose, no? Durante la live, non è che giocherò solo, perché dovrò mandare le pubblicità, dovrò fare roba, bla 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 bla. Che cazzo? Sì, sto col doppio schermo, esatto. Questa schermata sta nell'altro schermo. E nel secondo schermo c'ho questo, guardate, deve faccio vedere come lavora Mr. Flame. Dai, queste qua sono pure cose tecniche, no? Vi interessano? Facciamo vedere anche le cose tecniche, ma che ci frega? A me piace fare live più intime, capito? Non ce ne sa sempre a star lì col pressing della trasmissione, i tempi morti, specialmente quando sto solo, già quando stiamo in due, di loro comunque hanno la fortuna che la maggior parte delle volte stanno in due. E quando Simone lavora almeno c'è sta il Davidozzo che parla. Io qua, francamente, a concentrarmi a pensare che fare mentre devo elaborare un pensiero, mentre fa altro, lo potete capire solamente quando lo farete.
Allora, vi voglio far vedere questa cosa. Allora, proprietà, cambiamo lo schermo 1 con lo schermo 1. Io, ecco, oddio. Vabbè, quando è così non si capisce un cazzo. Aspettate. Aspettate, eh. Così è come si lavora. Guardate che bello. Qua ci vorrebbe tipo una musichetta, qua, poi con le luci sotto. Guardate che figata abnorme. Comunque, a parte gli scherzi, mo' ve faccio vedere una cosa. Pa pa para, para, pa para. Te c'è la musichetta, il gioco è fatto. Ecco. Tadam. Vedete? In pratica io ho la chat a destra. E qua ho tutte le cose che devo sistemare, i volumi, le scene, i vari i meme, se mi servono, intro, bla 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 bla. Che figata, eh. Allora, la live che volevo fare oggi, prima di fare quella di Sex Seducer, no, come si chiama? Seducer Sex, vaffanculo. Allora, ho in mente un format. Vorrei montare in diretta i video altrui. In pratica, Joker, il primo che mi è venuto in mente, Joker, fa un montaggio di merda, è lento, è noioso, però lui di base è simpatico. Cioè, a me, io mo vi faccio un esempio. Io questa notte, c'ho un cazzo da fa, sono andato così su YouTube, l'unico canale in live, erano tipo le 3-4 di notte, era Joker. Io sono entrato, cioè a me effettivamente, ma mi ha fatto ridere, mi ha intrattenuto per una ventina di minuti. Ha pure bestemmiato, si è incazzato, gli hanno fatto un bucio di culo così, tipo 5 gol, lui tutto incazzato. Cioè, a me mi ha fatto ridere, capito? Cioè, per esempio, se prendo quella live e la monto io, tiro fuori un bel contenuto. Per questo io non mi voglio far montare i contenuti da altre persone. Non per un fatto di bravura, per un fatto che solo io so come fare quei determinati video. Io i video li ho sempre fatti con la concezione che il video mi deve far ridere. Per esempio, il mio ultimo video, che non è andato molto bene, però sti cazzi, ora in ogni video, fino ad ora, mo da oggi in poi no, non ne voglio fare tanti. C'era un placement, quindi qualsiasi numero di visual io avrei fatto, sempre quei soldi mi entravano, perché mi ha pagato il placement, ok? Quindi non ho più l'ansia delle visual, il bollino giallo. Tipo i video, mi sembra l'ultimo, ho fatto tipo. No, non è che mi paga Joker. No, non avete capito. Aspetta, mo finisco sta cosa e poi vi spiego meglio. Allora, che stava a dire? Ah sì, che non me ne frega più un cazzo. Perché comunque, se non avessi avuto i placement, l'ultimo video mi ha fatto 20 euro, quando in realtà ne doveva fare tipo 200. Per farvi capire perché, perché c'è il bollino giallo, l'ho fatto uscire col bollino giallo, so che c'è il placement, sto tranquillo e non me ne frega un cazzo di raccimolare soldi in più e magari perdere giorni di pubblicazione. Sapete quante volte il video magari era pronto online, l'avevo preannunciato e magari l'ho dovuto far uscire dopo 3-4 giorni perché c'era il bollino giallo senza motivo, perché mettevo i reverse. Quando c'era porco oid, quello rimarrà sempre perché mi dà fastidio bestemmiare su YouTube. Su Twitch già per la mia visione lo reputo diverso. Le parolacce, per esempio, cazzo, vaffanculo, mo non c'è più il reverse. C'era solamente per un motivo tecnico, per un motivo monetario. Perché tutte quelle parolacce mi avrebbero fatto guadagnare un decimo dei soldi. E quindi capite bene che quando lo fai per lavoro è scomodo. Poi comunque la cosa era abbastanza caruccia, perché credo di essere stato il primo a mettere le parolacce in reverse. Tutti quanti mettevano i beep o i cosetti. Quindi ho anche lanciato un trend, di questo ne vado abbastanza fiero. E vabbè, la motivazione è questa. Poi arriviamo al fatto del video. Il format nuovo che volevo fare è montare i video altrui, quindi montare un video a Joker. E non mi paga ovviamente, neanche lo sa. Anzi, in teoria lo sa perché gliel'ho detto al Games Week e non l'ho visto neanche molto felice di ciò, ma a me che cazzo me ne frega, cioè. Io avviso non per un consenso, così perché mi andava, mi sta simpatico, l'ho avvisato. Di certo non cerco la sua autorizzazione per montare un video pubblico. Cioè, mi sembra anche ovvio e scontato, con tutto quanto il rispetto. E lo scopo è farci due risate, montare il video e vedere se il video diventi caruccio. Per
poi la live sarà messa su YouTube, il video completo sarà messo su YouTube. È un esperimento, è una cosa, è un format che credo, è un'idea che mi è venuta a me, quindi credo che non l'abbia mai fatto nessuno. Spero che sia divertente e spero che funzioni. Questo sarà in una prossima live. Oggi ho deciso di portarvi una curiosità, Sex Seducer, quindi non perdiamoci troppo in chiacchiere e credo che possiamo anche iniziare. Abbiamo parlato per più di mezz'ora. Non ho balbettato per più di mezz'ora. Sto facendo caso attualmente che non balbetto e quando io penso alla balbuzia poi balbetto. Quindi vediamo se tra quanto balbetterò. Ma perché sono diventato così? Cioè io, porca madonna, no? Io sta cosa ve la voglio dire. Non riuscivo mai a parlare di me. Mo non so che cazzo è successo sti giorni, dalla scorsa live, mo inizio a di tutto quello che mi passa per la testa, inizio pure a parlare dei cazzi miei, manifesto i miei fastidi, anzi fammi vedere se ha risposto sto ragazzo, che mi piacerebbe tantissimo avere un confronto. No, non ha risposto, ma posso vedere che faccia ha? Solo le foto del suo cane, poi ha pure un cane, cioè qua sono le foto che tiene su Instagram sto ragazzo. Aspetta che si vede il nome, no aspetta. Aspetta, se vede il nome però, aspetta un attimo. Come faccio così? Cioè, ha solo le foto del suo cane. Curioso. Ma santo è brutto. Ma santo è brutto sto cane. Sembra un topo ragno, che poi a me animali piacciono, soprattutto i cani, però è brutto, ammazza. Ammazza quanto è brutto. Vabbè. Allora. Ma se la fa sentire. Flame ti amo, pure io mi amo, quindi ti capisco. Queste sono le classiche frasi che fanno un cazzaggio. Ah, Sex Seducer, senza volume, sir. Ecco qua, quindi mi volete far... sì, ecco qua, perché ho cliccato per cambiare scena. Mi volete far credere che questo con sta faccia da cazzo rimorchia. Ok, storia ad episodi. Ragazza in strada, nel senso che è una puttana, non credo. Vediamo un po'. Sì, ma perché non si sente? Aspettate un attimo, Ecco, mo clicco e va via, porco. Dai, però, raga, cioè va sistemata sta cosa, Ma perché non c'è, è un gioco senza volume? Cioè, guardate, cioè, qua ce l'ho il volume, qua. C'è il volume, Super Seduce, c'è il volume. Che c'è che non va? Cioè non capisco minimamente. Poi pure qui, ma no, io faccio vedere tutto quello che faccio, no? Suono, apri mix il volume, ce l'ho. Dai, ma pure ammazza, che rottura di coglioni, porco lui. Audio spaziale, Windows... Che cazzo? Reinstalla, top, zi, dagli fuoco, tech blind flame, te vorrei vedere a te, fratelli. Risolvi problemi di audio. Rilevazione dei problemi, controllo dello stato, autoparlanti, il gas, avanti. Vediamo. Si apri i miglioramenti audio. Vediamo. Massa che palle comunque. Autoparlanti, no, ma non voglio il gato, perché? Non serve il gato. Chi è? La tattica di rimorchio. Dove sta? Ma che cazzo stai facendo? Ma non lo so, porco Dio. Barzotto, grazie mille, 5 euro al gerbero. Ti abbassi un attimo e dici, oh, guarda che se ciuccia da so. Da denuncia. Vabbè, vedi, ci stiamo perdendo quelle cose di gioco e non va bene. Però neanche è fattibile che dobbiamo vederci sta cosa senza volume. Cioè, è triste come cosa, ragazzi. E poi guarda questo che faccia da cazzo. Approcciala in maniera frontale. Fingi di essere cieco. Bocelli. Fingi di Bocelli. Fischio di ammirazione. Ammazza, proprio da troglodita. Proprio da Roma o Napoli, proprio. Ciao bella, ciao bella, come va? Esageri, ciao bella, come va?
santo cielo, che va là, no? Che ti sbottoni un po' la giacchettina, ti va là un po' con una voce sensuale, un po' di una risatina mentre si approccia un po' là. Pardon, disturba la signora, e ti cascano i piedi, ma ve lo garantisco. Approcciala di fronte, ma un po' spostato di lato. Camminale di fianco. Approccio frontale, qua dicono, santo cielo, fischio. No, dai, ragazzi, ma è palese quale sia la risposta, dai. Oh, quanto prendi, certo. C. Fingi di essere cieco. Bravo. Pure secondo me è la C. Io fingerei di essere cieco. Fai così, tattaglia, dai una palpatina al seno. Fischiale, fischio, no, ma no, però sarebbe bello. Ma allora, ragazzi, mi devi togliere una curiosità, ma c'è il volume in questo gioco? Cioè, io qua ce l'ho apposta la cosa, Ecco. Cioè, mannaggia i sandali di Cristo. No, giuro che mi sto incassa come un animale, Vabbè, dai, porco Dio. Non ci sono mai stati questi problemi. Mai. Ma che cazzo sta accadendo? Cioè, c'è sta qualcuno che mi sta maledendo. Cioè, io ho acceso questa cosa qua, no? Che io ho qui una cosa per regolare il volume. Mi ha tolto l'entrata della scheda audio da dove si sente il mio audio. Da qui. Vabbè. Porco... No, raga, me ne frega un cazzo. Porco Dio, a me mi rode il culo quando ci sono problemi tecnici, mi ci rode il culo in una maniera disumana. Stavo dicendo, la base che avete sentito, che era solamente per sentire se effettivamente c'è un problema di audio dalle casse e non c'è, non si sente il volume del gioco. Come cazzo è fatta entrare questo? Infatti, come potete ben sentire, non c'è. Vabbè, oh, sti cazzi, vaffanculo, giochiamo senza audio, però porco Dio, mi giro del culo, è una maniera pazzesca. Poi io clicco qua, si leva, mi subiamo vedere le cartelle della Sabri Gamer, ma fingi di essere cieco, pezzo di merda. Ah no, c'è l'audio. Cioè, ma che gioco di merda, gioco di merda! Faccia da cazzo! Un gioco del cazzo! Cioè, un gioco con il menu start e con introduzione muta!
porco Dio, una musica no copyright, una musica no copyright, teste di cazzo, chi è che l'ha fatto questo gioco? Un coglione, un coglione, un coglione, un coglione, mi avete fatto impazzire così a gratis, e dell'audio non va, se io a perdere tempo le ore, porco Dio, cioè ma vi rendete conto, chi cazzo l'ha fatto sto gioco? Un babbuino, chi cazzo l'ha fatto? Un macaco, cioè uno coi gomiti, io mi immagino uno che progetta così con la tastiera e fa questo gioco coi gomiti, porco Dio, mi avete fatto impazzire per mezz'ora, ditemi chi ha fatto questo gioco. Chi è che mi sta chiamando? Oh, mi dissocio da tutto quello che ho detto finora, effettivamente ho detto delle parole molto forti, infatti pure mal di gola. Però comunque c'è anche un'area abbastanza... Cambiamo argomento, abbiamo appena appreso che il gioco non possiede una musica derivante dal menu, ma solamente quando scegli di fare un'interazione. Che peraltro neanche si sia sentita. Mazza, sto male. Pure l'aria condizionata mi sa che mi tocca alzare. Stavamo dicendo, in pratica, dai, proviamo qualcosa. Fischio di ammirazione come farebbe Faina. Attenzione. You wish. It's just not polite, is it? È bella, mia. Allora, secondo me, allora, facciamo un discorso tecnico. Ciao bella come va mentre li cammini a fianco è da escludere. Io queste qua l'ho fatte per goliardia. Ancora che scrivete audio. Non mi fate incazzare che faccio un macello. Non mi fate incazzare. Stavamo dicendo. L'audio del gioco è un po' troppo alto flame. Ah, quindi mo anche... E vedi, clicchi e si leva tutto. Ok, vediamo come sarà adesso. Ma a parte che quelle poche volte dove si sente l'audio, va bene, grazie, ragazzi, cioè, vi prego, datemi una mano, che sta cosa mi ha fatto sbroccare. Cioè, ma vi rendete conto, 3 ore per capire perché non si sente? Perché chi ha fatto questo gioco non ha voluto mettere nulla. Cioè, l'audio si sente solo nei filmati dove tu clicchi, cioè neanche nel filmato d'anteprima. Nel filmato d'anteprima c'era sto coglione che camminava così, che sembra che c'era una scopa in culo, senza audio. Cioè, ma vi rendete conto? Ma chi cazzo ha fatto sto gioco? Davvero un cretino proprio. Non me la spiego questa cosa. Comunque, torniamo a noi. Approccio in maniera frontale dipende. La demo vi spiego. Io ho un approccio in maniera frontale. Cioè, tu proprio gli vai incontro proprio. Cioè, vai a bloccare proprio il suo passaggio. È un po' da maniaco. Cioè, un po' da maniaco. Cioè, io non lo farei mai. Approcciali di fronte, ma un po' spostato di lato. Ma sai che sono tutte un po'... Ci la fermerei più con... tipo con una scusa, con una cosa così. Cioè, per esempio, se usava, che ne so, chiede un'informazione, poi spostare il discorso su una cosa simpatica, perché la simpatia è sempre in primis. Già gli fa una risata, già è più contenta di fermarsi. Approcciala di fronte, ma un po' spostata... Io sono invece... Allora, devo ragionare secondo la mentalità di questo idiota. Questo idiota pensa che per i morcosi... Guarda, c'è proprio... Ciao bella, come va? Escluso. Camminale di fianco è da stalker. Lo escluderei. Sono indeciso tra queste due. Un po' spostato di lato, che cazzo vuol dire? Che gli stai tipo... Pardon, disturbe... Tipo che te la guardi così. Pure quello è un po' da testa di cazzo. Io metterei là. Ah, mo addirittura le musiche, mo addirittura. Ma vattene a fanculo, va. Che? That's correct. When you stop a girl on the street, you need to be directly in front of her and also leave enough space so that she can slow down. È da banne qua, attenzione. Quindi? Ci ho preso? Ah, ci ho preso. Ti ho vista e volevo dirti che sei molto elegante. Non abbiamo visto, sì, comunque l'ho presa. Era là. Ti ho vista e volevo dirti che sei molto elegante. Ehi, hai un minuto? No. Ehi, non ti ho già vista a yoga? Già è una scusa. Non frequentavamo la stessa università? Ste due. Credo tu sia molto bella. Mi piacerebbe scendere le due parti intime proprio ora. Oddio, no.
subito. So I just saw you and I'd really love to go down there. What'd you say? Dai, come non puoi... Don't be sexual until you know that she would be open to it, which is never going to be in the first few seconds, especially in the daytime, where she's probably just going to buy a coffee or on her lunch break. Oddio. Io sono deciso tra ste due. Correct me if I'm wrong, but didn't you used to go to this college over here? I'm sure I recognize you. Yeah, actually. Yeah, I was sure. Was it, what was it, drama class? I did take drama. I don't remember you. I knew it. I knew you looked familiar. How long ago? What was it? I don't know, 6 years or something, right? Not for me, but at school we had both took drama. Ah, mo', te mo' te so vestite le signorine. Stava tutta nuda. Stava tutta nuda. So your plans for today? Che piani hai oggi? Vado al parco. To feed the squirrels with my friend. Dare a mangiare gli scoiattoli. Mazza, sei un animalista. No, just the squirrels. Io mi mangio gli scoiattoli. Yeah, we got them to be our friends. What do you feed them? Like hot dogs? Almonds? Almonds? Yeah. That's their favorite, is it? It seems to be. Sto goblin. They're really cute, aren't they? They are very cute. You like animals? I do. Nice. Yes. That sounds fun, actually. I never thought of that. But buy some almonds, go feed the squirrels. You should try it sometime. Okay. And what are you doing today? Dai, ma questa già che va al parco con i scoiattoli, io già avrei fatto qualche battuta che l'avrebbe fatta scappare. Falle delle domande, in modo che lei parli per la maggior parte del tempo. Beh, mi sa che è meglio se guardo da qua. Para? Ma chi l'ha tradotto sto gioco? Paralit! Dai, guarda, oggi mi faccio bannare. È Paralit chi ha fatto questo gioco. Fa la parata. Se mettiamo a fare la parata. La parata, famo. Ma vaffanculo, va. Dai, ma li mortacci tua. Sei così bella? Ti darebbe fastidio se ti baciassi proprio ora? 8! Sì, perché era difficile, no? Perché ha fatto sto gioco spingere anche alte. Era difficile. Ti darei la tastiera in bocca, ti darei. 8! Per non fare la parentesi rotonda aperta. 8! Para! No, dai, raga, ma che cazzo è? Dai. Inchinandosi per baciarla? Perché de chi ti bacia la patata? Che vuol dire inchinandosi? Cioè non è una nana, cioè non è che è follettina, cioè si deve inchinare. Non ho capito sta cosa, cioè ti bacia la fregna. Mi devo togliere assolutamente questa curiosità. You're just so beautiful and I want to give you a kiss. Whoa, no, no. E non no, si è inchinato no, no, però. I'm not trying to fuck you in the ass or anything, just a little kiss. Fuck you. This is the definition of creepy, the kind of stuff that's Flame, guarda a destra, c'è un 8 al posto della parentesi. Vi si installa Internet Explorer. If you want to make a sexual advance on a girl, it's cool. You do it smoothly and you do it at the right time. Oh, i grandi insegnamenti di vita, come se me lo deve dire lui che non devo baciare in bocca una sconosciuta. Per cortesia. Fare delle domande in modo che lei parli per la maggior parte del tempo. Parla quasi esclusivamente tu. No, io metterei più la prima. Parli quasi esclusivamente tu, secondo me la fai scappare, dai. È bella metterlo a suo agio. Cioè se parli solo tu, una persona non si sente a suo agio. Una persona si sente più a suo agio quando parla ed è coinvolta in un discorso. E quindi crei anche un po' di empatia, un po' di feeling. Quello è fondamentale. Pensa se molto non ci ho preso, bellissimo. Yeah. That's nice. And you spend a lot of time in this area? I do, yeah. There's a nice coffee shop just down there. Have you been there? I have, but I'm going to meet a friend actually, so I need to go. Okay, what's her name? Is it a he or a she, actually? In the beginning, the girl actually shouldn't do most of the talking, so you don't want to ask a bunch of questions. You want to make statements and do most of the talking yourself. Ma che sei un promoter? Ma che sei un promoter sei? Do cazzo sta al cambio scena? Ma sei un promoter? Stai a parlare con una... Cioè, devi... No, dai, no, io non sono d'accordo per nulla. Devi parlare quasi esclusivamente tu. Quella sta là così. Sei un promoter, devi fare un contratto per la Vodafone.
tecnica di approccio. Vai là, signorina, no, cioè fai una domanda, ti dai una risposta, fai Marzullo. Dai, ma che gioco di merda è? Ma tra la prima e la seconda, sì, un testimone di Geova! Un testimone di Geova per rimorchiare una ragazza. Come cazzo ha fatto a fa sto gioco questo? Grazie mille per il sub. Oh, ma ti rendi conto? Ma è come minimo fantascientifico. Dai, raga, ma non ci sto. Poi si abbassa. Ma perché saltab? Para quasi esclusivamente tu. Facci una partita di calcetto e stai tu in porta. Senti, va. Yeah, I was just walking. There's a nice park down there. And then I'm gonna meet some friends, but I've got like 40 minutes, and that's why when I saw you, and I thought you looked friendly, so that's why I came over and said hi. Okay. Oddio, è vero, Flame cambia categoria della live. Aspetta. An interaction. You actually do want to make most of the conversation so that she has a chance to relax, get comfortable talking to you, snap out of the mindset that she was certo, in. Certo, perché mentre tu parli lei si rilassa, so non sta là che magari dice ma che cazzo, chi cazzo è questo che parla da due ore, che cazzo mi vorrà vendere. Yeah, rent out bikes and it's on the lake. Yeah, you ride bikes in there? Well, I'm English. You know what we do, like the penny farthing. Sto goblin, qua. Sitting really up. Vestito come un controllore, gli manca solo il marsupietto, gli manca. Dai, ma vaffanculo. Usa gli orecchini come scusa per toccarla. Chi sei, Lele Colli? Inizia a toccarla per eccitarla? No, te prego, sta qua la domenica. Chiedile che lavoro fa perché sembra una persona creativa. Chiedile che tagli... ti starebbe bene, starebbe mannaggia la madonna, inventati una scusa per toglierti, no, per toglierti la camicia e mostrare il tuo figlio. Ma chi cazzo l'ha scritto? Ma chi ha fatto sto gioco? Dorian B. Ma chi ha fatto sto gioco? Ma chi sta alla traduzione? Chi sta alla traduzione? Bocelli. Ma chi ha scritto la traduzione? Bocelli è un... Bah, vabbè. Facciamo finta che sia scritto bene. Che dici? Che tagli? Ma che tagli che? Che tagli d'affettato? Che tagli ti starebbe bene secondo lei? Cioè è incomprensibile. Che vuol dire che tagli? Che abbigliamento? Che vuol dire che tagli? Che taglio d'affettato, che vuoi, il prosciutto, la bresaola, la mortadella, che cazzo significa? No, spiegatemi che cazzo vuol dire tagli. Aspetto, c'è la differita. Che tagli di capelli. Cambia la categoria, c'hai ragione, mi sono dimenticato. Grazie mille, raga, ammazza quanto siete forti comunque. Vediamo un po' se c'è Sex Seducer qua. Come si chiama sto gioco, sta merda del gioco, perché è una merda sto gioco, eh. Diciamocelo, ce lo porto perché per carità fa anche ridere, cioè mi sta anche intrattenendo. Super Seducer, ma è una merda, fa proprio schifo. Allora, piccolo preannuncio per chi si è collegato ora e sta guardando questa live su Twitch ed ha cliccato sulla seconda categoria: dovete andare un bel po' indietro perché stiamo giocando tipo da una trentina di minuti. Piccolo preavviso per chi guarderà questa live su Twitch in differita. Ok, possiamo ricominciare. Tagli, vabbè. Sì, pure voi pensate che sia di capelli. Io vestito capello, perché chi... Cioè, vabbè. Inizia a toccarla per eccitarla, palesemente. I like squirrels. Yeah? Yeah, and I like nuts. I like cashews. Oh my god. What? Oh, fucking pervert. Ma non l'ha neanche like toccata. Nuts, ah, le noci, la tira fuori i coglioni. Great. But make sure you do it in the privacy of your own home. Come toccarti? Inizia a toccarla. Cioè inizia a toccarla per eccitarla, poi là ti dice no, dovresti toccarti a casa tua. Qua inizia a toccarla, no, a toccarti. Dai, regà. Per cortesia, no, più sto andando avanti, più mi sta a salire l'incazzatura in una maniera pazza. No, mi sta facendo quasi incazzare sto gioco. Chiedi che lavoro fa perché sembra una persona creativa, ma io non chiederei mai una cosa del genere. Io già, cioè, gli ha chiesto dove va, gli ha chiesto cosa fa.
Usa gli orecchini come scusa per toccarla. No, pure questo qua devo vederlo. Hey, you've got really interesting earrings. Can I take a look? Sure. Oh, where'd you get these? There's some story behind them. A friend gave them to me. Okay, they're really cool, actually. Thanks. On the street, there's not really much point to escalate the touch, so it's a little bit strange, but you could probably get away with it. Era la risposta esatta. Cioè, ma vi rendete conto? Toccarla, cioè, ma toccare una sconosciuta, così, a buff... Cioè, ma una ragazza normale gli verrebbe ansia, penso di... Ci sono ragazze in chat, per favore, ragazze... Fatemi capire se sono io l'alieno. No, questa qua mo è una cosa seria, eh. Cioè io lo stavo andando per esclusione, volevo vedere che cazzo faceva. Toccala! Toccala! Già la parola toccala! Mi fa capire che non sia la risposta esatta. Ragazze in chat, vi prego, manifestatevi. Gliela stacco la mano piuttosto. Brava! Ma forse perché questo gioco è americano, cioè io questa cosa non la capisco minimamente. Non c'è solo una risposta corretta a Flame, sicuro? Vabbè, dai però, per cortesia, io sarei scappata. Vabbè, dai, questa cosa te l'abbiamo capita, dai però. Però ogni volta fa così. Sei single? Chiedile il nome e dille il tuo. Beh, una presentazione, infatti, presentati, guardale sotto la gonna, palesemente. Oh, hey, you've got something on your foot there. Let me just get it. Hey, what the fuck? La faccio fa ridere. True gentleman. Dai, presentati. My name is Richard, by the way. Hey, nice to meet you. And your name? Alexa. It's good that you have a name. I was just waiting for it a while, but it's good that you have one. Alexa. Thanks. No, non devo dirti Rather than nulla, just Alexa, non asking devo her dirti nulla. name, you can always introduce yourself. It's a little bit different to what most guys do, Posta la and it's a chiamata. positive difference. What kind of things do you like to do in your free time? I actually don't have a lot of free time. Oh, that's I a work a shame. lot, so when I'm not working, I like to be outside. Yeah, I try to be outdoors as much as possible. I actually bike before you mentioned. Okay. Yeah, I just try to be So you're one outdoors. of these active people that's always doing stuff. Yeah, it's hard for me to stay sitting down. You're not a couch potato. Well, every now and then, but in general, no, more active than Okay. down. I'm kind of semi-active. Yeah. Like, I do some Se active stuff, mi but actually, I attivo, prefer it when, non è tanto you know, via il someone else culo. plans everything and they're like, come to this, and I always say yes. But Ok. given the C'è un choice, I cane. often just chill at home. I That's like fair. chilling. Quando mi dicono vieni qui, vado lì, ma che cazzo ne... Mi puoi dare il numero di telefono? Vendile uno dei tuoi hobby. Che so, vendile uno dei tuoi hobby, che è un venditore abusivo. Cos'è un hobby? Un hobby? Vendile. Vendile. Cioè, mo è passato da essere sex seducer a ciappalì ciappalà de ostia che tira un hobbit fuori dalla tasca, che è i portachiavi che vendi, i marsupietti da Gucci Fasulli, è diventato un vucum pra. Vabbè. Mi piace il fatto che tu appaia casual. Odio le ragazze che cercano di essere sempre in ordine. Ascolta. Devo vedermi con un amico, però mi piacerebbe rivederti. Qual è il tuo numero? Dai, vendile uno dei tuoi hobby, no? Devo capire che cazzo fa, ti Have you prego. ever tried climbing? Hai mai provato a You know, like one of these scalare? walls? I've heard of it. I've always wanted to, but I haven't yet. You know, it's very cool. We've got A some place that we scalare? go to. Scalare I've only been like specchi? 4 times, but it's really fun. Very good exercise and just really cool. So you should definitely try it. Yeah, I would like to. Oddio mio santo When you're speaking benedetto. to Ci ho girls, it's preso good pure, to ci be ho pure passionate preso, about ma te rendi something, conto, and maybe porco choice is something you Dio. love to do, a hobby. Now, why don't you see if you Incredibile. can go out and sell someone on it? Cioè, ci ho pure.
Vabbè. Make it so that they're smiling like, yeah, I'd like to do that. That sounds great. So it's the right option in this case. C'è la risposta okay, so esatta era venderle un hobbit. Rock climbing. Yeah. Any other like outdoor activities? Yeah, aiutatemi. Racket sports. Like tennis? Yeah, tennis and also squash. You know what squash is? It's the English thing. I don't know. I mean, most sports now. Were invented in England, obviously, but I think they play it everywhere. Massa, che gioco di merda comunque. It's like when you're usually inside and you've got a wall like in front to the sides and in the back, and you can hit the ball like anywhere. And I think it's the best exercise. You're constantly running and yeah. It sounds very cool. Kind of dangerous, but fun. No, it's fine. It's fine. The ball is only like that big, so even if it hits you, it's not too bad. Okay. You can smash each other with the rackets, but. Rarely happens. Che cazzo stai a di? Che cazzo stai a di? Dille che usi il suo sedere per fare il modello. Ma di che? Di quello per parcheggiare le biciclette? Avete mai visto? Per culo suo e ci fa il modello per quello dovuto parcheggiare le biciclette. E poi controlla il suo. No, vabbè, dille che usi il tuo sedere per fare il modello e poi controlla il suo, bellissimo. Programmatore, dille che ti hanno programmatore. Io già non vedo con la maschera, ma mi sa che ci vedeva meno di me quello che ha scritto sta roba, eh. Dille che ti annoia e non ti piace molto come lavoro, dille che sei un agente per modelle. Ma perché qua mi scrivi programmatore e qua mi scrivi programmatore e qua mi scrivi programmatore? Dai, regà, ma che è? Ma è troll sto gioco, ma sto gioco è troll. E sii appassionato a riguardo, ma parla della tua filosofia di vita. Filosofia di vita, un par di coglioni, bisogna essere simpatici. Che è la filosofia di vita, ti fa cascare le braccia. Dile che ti annoia, non ti piace molto il mio lavoro. No, vabbè, io devo vedere questa prima. Poi andiamo, possiamo pure andare avanti. I'm also an ass model, look, check it out. Come on. Look at that, what do you think? It's nice. Good, yeah? Sure. Have a touch. No. Put your hand on it, it's fine. Don't be shy, come on. I'd rather not. You can, really, it's okay. No. Look, I can touch you, you can touch me. Oh my god, no, you can't. No, you can't. I could get your job. This was going okay until you tried to touch her. You know, a girl is not ready at that time for that kind of... Ma come? Fin quando stavi provarla a toccare? Ma due domande fa ci stava scritto toccala, toccala, che era quella che gli ha toccato l'orecchio. Ma ok che il culo non è l'orecchio, ma già toccarla. Poi mi dici, è troppo presto per toccarla, ma pure toccare l'orecchio è invasivo. Cioè, sei pur sempre uno sconosciuto che l'hai appena fermata ed è palese che stai cercando di rimorchiarla, e se lei rimane lì è perché è altrettanto palese che lei è minimamente interessata, perché la cosa che si denota già subito è l'aspetto, magari anche la simpatia con la quale la fermi, il carisma che emani, come ti proponi, che cosa dici. Ma perché devi essere contraddittorio, gioco di merda? Cioè, a me queste cose mi fanno incazzare. Queste cose mi fanno incazzare profondamente nell'anima. Sembro Rubino proprio, c'ho una dose di fiato, poi mi serve la busta, tipo, do fai live con ossigeno se non mi riesco a curare. Programmatore, sì, dai, emana un po' di simpatia, se no che ti annoia, che non ti piace, la negatività da parte, bisogna essere allegri, simpatici, propositivi, se no le ragazze, gli fai cascare le palle, dai, si appassionano. Yeah, I work in IT, and actually I love my job, I think that... you know, people emana think sicurezza, boring, dai. At the moment it's like the most exciting. Emanare sicurezza, regà, è una delle cose in primis, come disse da Avide di Porto. In primis proprio, yeah, it's fascinating for me. That's great. If you have a job and you think it's boring, that's not important. No, importa. You need to do is show that you have passion. Sono delle cose che ti appassionano. Se ti piace il tuo lavoro, se pensi che gli altri non siano interessati, parlane con passione. Bravo, è qua ha ragione il Goblin. Qua ha ragione. So, you know, don't worry about it being boring. Worry about how you tell others about it and hope that your emotion will be contagious. Vogliamo il cane pazzo. Non c'è cane pazzo. Non c'è cane pazzo, se no lo facevo venire. Non ho capito la domanda. Andiamo a intuito, non mai. No, per prima devo leggerla. A dire il vero sì, molto spesso. Qual era la domanda, ragazzi? Ho aperto la porta un attimo. Non spesso, però se mi piace qualcuna e sono single, perché no? Solo se
Accorgo che vogliono davvero essere scopate. No, palesemente la D. Qual era la domanda? Sì, dai, qual era la domanda? Vabbè, devo andare intuito. Palesemente la B è intuito. Ah, se ti capita di vedere altre ragazze per strada. Solo se mi accorgo che vogliono davvero essere scopate, palesemente. Well, you know what? There's a special quality I look for, and I would only stop girls if they have that exact thing. So okay, it's quite, you know, something special going on. Do you want to know what it is? The quality? Yeah, I do. Well, it's just when the girl just looks like she's dying to be fucked, and basically. Excuse me? Yeah, like she's ready to. Excuse me? Right, no, that's vulgar. That's really vulgar. Vulgar. Yes. No. Vulgar. Alla vulgar, ma io voglio solamente la tua vulva. In the game, but in real life, I must tell you that you shouldn't even swear at girls, never mind getting sexual. As a man, you have a responsibility to treat women with respect and always make sure that they feel better after the interaction with you than they did before. No matter how rude they are, they've got. Sentite i suoi insegnamenti, rimorchierete sicuro. Potete sentire quelli del film suonatore, ovviamente. Sentite gli insegnamenti di questo goblin. Ma che cazzo fa? È vulgar. È vulgar. Ma io volevo solamente la tua vulva. A dire il vero, sì, molto spesso. Se ferma ragazze per strada, non spesso, però se mi piace qualcuno e sono single, perché no? No, not often at all, but I think when I'm single. When I like the look of someone, I figure why not start a conversation? Because you never know what will happen. Yeah. Could become friends, could date, or just have a nice interaction. Why not, right? Definitely. This is the right choice because actually it's honest and it's disarmingly honest. Qua è giusto. So it's going to. Non mai sei un bugiardo perché l'hai appena fatto. Sì, sempre sei un puttanone. La via di mezzo è la cosa più palese. Oddio, regà. Greve, regà. Greve, regà. Aspettate un attimo. Aspettate, regà. Greve, greve. Sangue, esatto, bravi. Vi ricordate che nella live scorsa ho detto che soffro di epistassi? E infatti. Non ci credete? Oddio. No, aspetta. Come cazzo entra questo? No, raga, un attimo. A parte tu mette così la cam, se no mi inquadro la faccia perché sto senza maschera. Mi sta uscendo il sangue dal naso, quindi. Belle pipla. Quindi direi di. Dai, proseguiamo perché la live deve proseguire. Giusto il tempo di andare a prendere i fazzoletti. Aspetta. Te mi sta scivolando sangue dal naso mentre stai in live. Te va di andare un po'. Allora, mo spieghiamo a cane pazzo, però senza web, di non mettere la web, sennò deve uscire la faccia. Mettile seduto. Qua c'è il cane pazzo che mi sostituirà per 5 minuti. Devi parlare qui dentro. Lui sta rimorchiando questa ragazza e le risposte sono le medesime. Leggile da dentro il microfono, mi raccomando, sennò non ti sento. Allora, lei ascolta un minuto perché non ci beviamo un caffè. Allora. Ascolto, devo vedermi con un amico, ma mi piacerebbe rivederti. Qual è il tuo numero? C, dalle il tuo numero. D, sei vivo qui vicino? E ho un appartamento solo per me. Aspetta, facciamo. Allora, tu. Vabbè, ho capito. Allora. Tu hai appena fermato questa ragazza. Ok? Ci hai parlato e lei ti ha appena chiesto: ma tu che fermi tutte? Lui ha detto: no, qualche volta se sono single non c'è niente di male. Ha detto: ah, vabbè, bello, bello, bello. Adesso, quale risposta daresti per proseguire la conversazione in maniera ottimale, quindi per arrivare al traguardo che sarebbe scopa? No, vabbè, che scopa? Io devo dire, uno se va a bere un caffè si fa due chiacchiere. Non lo lasciare solo che ci fa bannare, scrive Marra. No, Marra, vattene.
Allora, tranquillo, Marra, non ti sta preoccupando. Che ce penso io qua. Allora, io a sta ragazza... Questa live è già stata cancellata. Perché? No, per dire. No, una bella ragazza, gli dico andiamoci a prendere un caffè, ci facciamo una bella chiacchierata e poi vediamo il dopo, no? Ma devi rispondere col mouse, devi andare col mouse lì. Ma ascolta, questo è buono per me, ascolta un minuto perché non ci beviamo un caffè? Scegli quella più. Vabbè. Sei vivo qui vicino all'appartamento? Listen, I've got a few minutes. Why don't we quickly grab a coffee? Oh, I'd like to, but I'm actually going to meet my friends. But I could give you my number. Okay, yeah, sure. Mazza, era da tanto che non usciva il sangue dal naso, lo sai? Ma perché lui che non è capace a scrivere il numero di lei sul cellulare, io devo far scrivere a lei. Vabbè, più pratico, poi è pure un gioco, quindi you did pretty well. You didn't get a very best result, which meant that you made a few decisions that weren't quite ideal, but you did enough to get the result. No, niente, dico questo che ha barba. Che guarda che roba? No, dico questo che ha barba, dico guarda che roba. Vabbè, ma che mi ha fatto alla fine a me? Allora che mi ha chiamato per dire se vuole il caffè? No, io ti ho chiamato perché mi stava uscire il sangue dal naso. Ah, ho capito, ma allora... This is okay. You can say things like, you know, you're from my yoga class, you're from my college. Might be okay. Beh, ragazzo, tutto Iona. In the early stages of an interaction... Vabbè, sulle luci, no? Sulle luci sfighetelliche, no? Sfighetelliche, no? Relax, get comfortable. Vabbè, ma che sta attivo, parla come mai. The mindset that she was in, thinking about what she's doing and where she's going. So that's the right one. Eccole, magari, ecco, ma street, there's not really much point to escalate the touch, so it's a little bit strange. Ma che cazzo sta a dire? You could probably get away with it. Parla. Rather than just asking her name, you can always introduce yourself. Sta fa una super cazzo. Prossimo capitolo col cane pazzo. Allora, facciamo così. Ma perché sta? Vendile uno dei tuoi hobby. Ma perché? Molto bene. Ma vattene a fanculo per cortesia. Ragazzi, vi è piaciuto questo gioco? Ah, è vero, volume del microfono, grazie mille, perché ho messo il volume per il microfono da lontano. Bravi, bravi, mazza come siete cooperativi, sì, come siete cooperativi. Vi è piaciuto questo gioco, ragazzi? Prossimo episodio, o con gli altri, o con Cane Pazzo. Prossimo episodio, solamente se supportate questa serie, no? Questa serie di Super Seducer. Come supportare questa serie di Super Seducer? Innanzitutto commentando il video che sarà ricaricato su YouTube, perché questa live scomparirà da questo canale per motivi, penso ormai a voi ovvi, e poi chiederla anche durante le altre live, così noi noi quando è che capiamo che una cosa piace? Quando viene richiesta. Se nessuno la chiede più, dice, vabbè, è stata una live così, goliardica, ci siamo fatti due risati, basta, vaffanculo. Se vi è piaciuta, io sarò più felice che riportarla o con Dudubi e Marra, o con uno dei due, o con Cane Pazzo, quindi supportate la serie. Inoltre, il mio telefono dov'è? Qui. Devo vedere se mi ha risposto quel ragazzo. Ma tanto, se non lo becco a sta live, lo becco a un'altra, eh. È un po'. Nulla, totalmente ignorato. Greve, guarda che cazzo mi ha scritto. Greve. Ah, e poi, no, raga, comunque, in una prossima... Che? Questo tipo l'inquadratura che si alzava, la web che si è mossa da sola, ma che cazzo è? Ma che è stregata qua? C'è una magia. Una magia. Intanto, raga, vi devo far vedere una cosa. Beh, qua dietro ci sono delle cose che non si devono... Per farvi capire, mi è arrivata questa a casa. E non vi dirò cos'è, ma tanto per farvi capire, lo scoprirete in futuro. Non posso girarla, sennò si leggono dei dati sensibili. Ah! Che bello fare il flamer su YouTube, è bellissimo, ragazzi, grazie mille per aver visto questa live, noi ci vediamo alla prossima, supportate la serie se vi è piaciuta, grazie mille per la compagnia, grazie mille per il continuo supporto.
Noi ci vediamo alla prossima. Bella per voi, clochardini e clochardine.